Capitolo 1095. Un mondo in cui non vale la pena vivere. Già il titolo è fantastico. Un mondo in cui non vale la pena vivere. E vediamo un buggy a cui una scimmia ha rubato quello che sembra il naso. Buggy insegue una scimmia, scoiattolo che gli ha rubato il naso. Va bene. Ce ne frega un cazzo di buggy, almeno nelle mini avventure. Andiamo avanti. Andiamo. L'astro è sbarcato. È sbarcato uno dei cinque astri di saggezza, Saint Saturn. Vice ammiragli e capitani, state in allerta mentre tutti gli altri soldati battono in ritirata dal centro città. Non sono degni della sua presenza. Ah, ok. Come gli è venuto in mente di arrivare fin qua giù? I marini disperati hanno visto che fine ha fatto l'altro, lì che gli è esplosa la testa. Andiamo. Ed eccolo, ecco. Io fino ad ora l'ho solo visto in foto e conviene guardarlo solo in foto. Cosa diavolo è stato quel bagliore brillante? Fino ad ora abbiamo ricevuto ordini da ammiragli o draghi celesti. È addirittura superiore a quelle divinità? Ma state dicendo che quell'uomo proviene da Mary Joyce? Proprio, sanno un cazzo i marini. E qui Aki... E vediamo la faccia di Saturn. Andiamo avanti. C'ho paura, tipo, che cazzo può succedere? Bonnie aveva accoltellato Saturn. Bonnie, cosa stai facendo? Saint Saturn, un astro! Hanno ferito un astro di saggezza! Saranno, penso, gli altri marine. Ecco. È uno dei leader del mondo intero! Preparatevi a fare fuoco! Belle, guardate quello! C'ha le mani così perché c'ha praticamente questa specie di lama sopra la testa. Chissà che frutto ha, che potere ha. Bonnie! Inutili insetti, fate silenzio. Se non avessi voluto farmi pugnalare. E usa il potere degli occhi. Chissà che c'è scritto lì nel potere degli occhi. E la colpisce. Puh, gli fa esplodere. No, la colpì. C'è una forza mentale. Mi sarebbe bastato schivarlo. Quindi se non avessi voluto farmi colpire, mi sarebbe bastato schivarlo. Quindi, come dicevamo, si è fatto colpire perché non ha avvertito il pericolo. E ha dato una botta con gli occhi. E quindi c'ha sto potere dagli occhi, praticamente. Una forza misteriosa, invisibile, che ti colpisce anche a distanza dagli occhi. Bonniccia! Puff! E viene colpito. Sanji! Puff! Esplode. Cioè, praticamente è un proiettile in testa. E si toglie la spada. Le sue ferite si stanno rimarginando. Cioè si rigenera. C'è la rigenerazione addirittura. Tira fuori la spada. Mamma mia, che mostro comunque. E Sanji a terra. che sputa. Sangue, tossisce. Andiamo. Situazione disperatissima. Oddio. Devo ricordarmi di salire sopra ogni volta. Usate questo diversivo per catturare Vegapunk. Sciocchi. Fermi. Non c'è alcuna ragione per affrettarsi. Non possono andare da nessuna parte. Quindi proprio delirio di onnipotenza. Per quanto riguarda te... C'è Kizaru a terra. Mi hai fatto attendere troppo, Kizaru. Cazziatone a Kizaru. Mi dovete scusare. Non ho scusanti. Penso di non essere in grado di muovermi in alcun modo. Oh, e c'è pure Rufy. L'ha messo KO. Rufy col pugno l'ha messo KO praticamente. È ancora sveglio, però l'ha messo KO. Va bene, ora che sono qui il motivo è evidente, dice praticamente l'astro di saggezza. Cioè l'astro capisce, dice combattuto contro Nika, quindi... Ci sta che tu sia a terra. Ragazzi, assurdo comunque che Rufy con un pugno abbia messo KO un ammiraglio. Bene, quindi... Ah, tenta di attaccare con un artiglio Rufy. Ritorniamo su, non mi devo scordare sta cosa. Ritorniamo su.
E Frank interviene. Strong right! Fua! Che cazzo? Gli ha dato un pugno. Ma gli ha dato un pugno. Ha dato un pugno a Rufy. Per farlo saltare via. Geco. Vabbè, Geco. Capisco. Hai proprio una ciurma forte al tuo seguito. Ah, e poi lo riprende. Anche i leader del governo mondiale sono a caccia del mio capitano. Non so che cazzo tiene Frankie da ridere, però va bene, ridi Frankie, la situazione è disperata. Cappello di Rufy proprio, mamma mia, dice un cazzo lì morto. Cappello di paglia, Jewerly Bonnie, che voi due foste parte di questo scontro è un'inattesa casualità. Comunque, vediamo un po' che cazzo ci dice. Siete circondati da Marines all'interno di un'isola ad un passo dall'essere disintegrata. Se per qualche scherzo del destino foste in grado di fuggire da qui, voglio proprio vedere come farete. Mi sfida proprio. E per quanto riguarda te, Vegapunk, è deprecabile che tu ci abbia tradito. Devo riconoscere il valore di tutti i tuoi contributi militari. Per questo ti ringrazio. Ma ora ti faccio un culo. Cioè, vabbè. Per questo ti ringrazio. Prova ad indovinare chi morirà per primo e nel più terrificante dei modi. Comunque, vi ricordo che c'era qualcuno in passato che diceva: i draghi, i 5 assi di saggezza non sembrano proprio essere cattivi. Quando hanno distrutto Ara sembravano non essere convinti della cosa. Cazzo, cioè, un pezzo di merda assurdo. Non vogliamo che tu muoia rimpiangendo di esserti opposto al governo mondiale. C'ha Bonnie tra le mani, stringe Bonnie. Ah! Mi sono sempre chiesto come mai, quando viene precluso agli umani di fare qualcosa, loro si prodigano invece nel farlo. Figa sta frase. Ancora la povera Bonnie che soffre. Dannazione, fermati! Urla Sanji. Ehi, anche voi non riuscite a muovervi? Sembra impossibile, ma una forza misteriosa ci sta immobilizzando. Se non è scienza questa, deve essere per forza il potere di un frutto del diavolo. Oh no! Bonnie! Comunque, è assurdo. Cioè, c'ha un potere, è potentissimo. Cioè, neanche uno come Sanji, che comunque è un personaggio forte, riesce a muoversi, può fare nulla. E qui Bonnie dice qualcosa. Sei tu ad aver decretato la morte di mio padre Saturn. Ah, la morte di mio padre Saturn. La morte di mio padre Saturn era proprio un cambio di situazione pazzesco. Oh, ti riferisci a Kuma? Lui era nato già schiavo, un discendente di una tribù che commise un grave crimine. L'ultimo dei sopravvissuti del popolo sterminato dei bucanieri. Cazzo sono i bucanieri? Bucanieri. E Vegapunk sembra sapere, perché sta lì. I bucanieri. Quindi Kuma è un discendente dei bucanieri. Andiamo avanti. Che cazzo. Ricordi. Ehi, Bonnie. Da quando ero ancora ragazzino ho sempre desiderato ardentemente di essere un eroe, colui che riuscirà a portare sollievo e libertà a coloro che soffrono. Comunque che grande, perché proprio un uomo buono, Kuma, un uomo buono. Un eroe al pari del leggendario guerriero della liberazione Nika. Quindi sa di Nika. Uomini, puntate alla testa! Ah, la sta proprio fucilazione. Lui l'ha alzata e gli altri stanno per sparare. Nika? Sì, devo riconoscere che l'ho ammirato.
era capace di danzare nel bel mezzo dell'azione con un sorriso stampato sul volto. Tututum, tututum, tututum. Bellissimo, ci sono loro che bella questa. Ci sono loro che ballano come Nika. Quindi praticamente Orso sa di Nika. Orso sa di Nika. Orso sa di Nika. Bonnie-chan, lasciala andare. È solo una bambina. Confermata ancora più che è una bambina. Riuscirebbe a liberare anche me? Naturalmente. Che vuol dire? Riuscirebbe a liberare anche me. Naturalmente, era prigioniera. E ragazzi, c'è il nero. Vuol dire che parte un flashback. E questa è la cosa che mi è stata spoilerata. Che in questo capitolo c'era un flashback. Quello di Orso. Quindi non vedevo l'ora di leggerlo. E non vedo l'ora di leggerlo. Non vedo l'ora di leggerlo. Andiamo a leggere. Finalmente! 47 anni fa! South Blue! Isola di Sorbet! 47 anni fa! Wow! Wow! È un bimbo enorme! Congratulazioni! La nascita! La nascita! Eccolo il nostro piccoletto! Ma chi che sono i genitori? Kuma! Che belli! Ma che bello il papà! Che bello! Guarda che faccione bello! Guarda il bel faccione! Che bello! E quindi, dottore, vuoi... Oh? Ma che bello anche Kuma! Così, yeah! Sono nato! E vai! Oh, intendi riguardo il suo DNA? Non preoccuparti, non lasceremo trapelare alcuna notizia. Wah! Che bimbo felice! Un bimbo venuto al mondo. Felice. Un mondo in cui non vale la pena vivere. Scusate! Clap! Chi è Clap? Correte! Il governo ha spie anche negli ospedali! Mi dispiace! Mi dispiace! Io sono l'unico in vita con il sangue dei bucanieri che scorre nelle mie vene! Ah, li vanno ad arrestare, hanno scoperto che... Hanno scoperto del sangue dei bucanieri. Clap sarà il nome del padre. No, sono andato indietro. No, no, no. Mia moglie non è come me. Per favore, lasciatela andare. Per favore. Non preoccuparti. No, guarda come l'hanno picchiato. Come è ridotto, porello. E lui è ancora tutto sorridente. Non capisce che cazzo sta succedendo. C'è punto di domanda. E poi diventa schiappo. È uno schiavo del popolo dei baccaniani qua. Baccaniani o bucanieri? Vabbè. Baccaniani, bucanieri, poi vediamo. Ha una forza straordinaria per la sua età. E poi lo picchiano. Non provate a ciondolare e fai in fretta. Fa male. Ouch. Finiscila di piangere! Vuoi per caso morire? Ehi, Kuma! Come va? Padre e figlio che si incontrano praticamente come... Come schiavi. Papà, il mio padrone è così buono. Sono fortunato a essere suo schiavo. Addirittura dice così. Tua madre non c'è più. D'ora in poi ci guarderà da lassù, dal paradiso. No, è morta la mamma. Ah, povere, porino. Lei se n'è andata, fortunatamente, in un posto migliore ora. No, povero papà di... È così carino. Guarda quanto è carino il papà di Orso. Dai. Madonna mia. Che cazzo. Madonna. Che cazzo di... Ehi. Ehi, Kuma. Tu sei forte. Sii forte per te stesso e sopravvivi ad ogni costo. Perché?
Perché dovrei vivere invece di... Perché il guerriero della liberazione tornerà. Tornerà a salvarci. Ti salverà. Chi? Praticamente loro quindi... Si racconta... Da prigionieri, raccontavano questa storia. Quella di Nika. Eccolo. Il dio del sole Nika. È il nome del guerriero leggendario. È un segreto che tramandiamo di generazione in generazione. Noi bucanieri. Bucanieri. Allora, come l'hanno chiamato? Baccanali, bucanieri, bucanieri. Non si sa, vabbè. Comunque, loro. Quindi loro tramandano questa leggenda. Un giorno ti riuscirà a portare nell'oceano della libertà che il sole scalda. Ed è uno che ride sempre. E che si mette a ballare. È solito muoversi al ritmo di musica e mette allegria nella gente. Dum ta 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 dum ta 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 dum. Ah ah ah. Bang. Ah. Finisci. L'hanno ammazzato. Finisci la sei rumoroso. Gli ha sparato. Gli ha sparato? Muore così? Cioè, mentre ballava gli ha sparato? Con sta velocità? Ho letto God Valley! Aspetta. God Valley! Pure? No, ho aperto male. È morto il papà. Cos'è, sta velocità? Vabbè, provo a darti la cosa come... Minchia. God Valley. Ho letto God... Ho aperto qua, ce l'ho. God Valley. Sono impazzito. God Valley. 38 anni prima. Mare occidentale. 38 anni prima. 38 anni prima è l'anno dell'incidente, raga. God Valley, 38 anni prima è l'anno dell'incidente. È l'anno dell'incidente. È l'anno in cui si scontrano Roger e Garp da una parte e dall'altra. I Rocks. È quell'anno lì, 38 anni prima. No, non era 2 anni prima, è 38 anni fa. È 38 sicuro al 100%. 38 anni fa accade l'incidente. Shanks nasce 39 anni prima della storia attuale. L'incidente è 38 anni prima. 38 anni fa, 38 anni prima. Vabbè, leggiamo. West Blue. Grazie a tutti... ci sono... Praticamente sono i draghi celesti nel mare occidentale. Grazie a tutti dell'attesa. Come sempre, una volta ogni 3 anni, daremo il via al torneo per l'eradicazione della popolazione. La competizione di quest'anno si terrà in quest'isola non governativa. God Valley. Ed eccola. Cosa? Quest'isola vergognosamente definita come la valle degli dei, in realtà è stracolma di preziose risorse. Per l'occasione, la tradizione di dare la caccia agli umani verrà mutata in dare la caccia ai nativi dell'isola. D'ora in poi, quest'isola e tutte le sue ricchezze saranno sotto la custodia del governo. Cosa state blaterando? State per caso provando a sterminare il mio popolo? Per gioco? Siete impazziti? Questo è il mio regno! Vostra Altezza! E gli viene tagliata la chiave, Vostra Altezza! Cioè, praticamente... Praticamente... Mi devo liberare... C'è l'etichetta. Allora, praticamente...
Perdonate, sto iniziando a sudare. Praticamente non è che... che God Valley si chiamava God Valley perché era associato ai draghi celesti. Oda ci ha preso per il culo. È un'isola a parte, non governativa, chiamata la Valle degli Dei, perché c'erano tante ricchezze. E quindi loro poi se ne sono appropriati, facendo questo gioco. E c'è scritto che lo fanno ogni 3 anni, che sono praticamente gli Hunger Games. Cioè ammazzano gli umani per divertimento. E io che mi sono sempre chiesto che cazzo facevano i draghi celesti per divertirsi, non si annoiavano lì. Cioè praticamente li liberano gli umani e gli sparano, li uccidono. E qua addirittura dice quest'anno i nativi dell'isola, quindi uccidono tutti i nativi dell'isola. Gli screen. Ah, ci sono degli screen lì sopra. Sono dei premi? Sono dei premi? Sono i premi a chi vince la competizione? Frutti del diavolo? Rox è andato per prendersi un frutto del diavolo? No, qua c'è il frutto di Barbanera, raga. Kaido? Il frutto di Kaido? Vero, perché glielo ha dato Big Mom? Vanno qua, ragazzi, vanno qua. Vanno qua. Cioè, tra poco... ragazzi, se Oda non fa lo stronzo, ci mostra l'incidente di God Valley. Quindi noi stiamo per leggere l'incidente di God Valley? Mi dite questo? Veramente? Tieni. Andiamo avanti, andiamo. Comunque. Madonna, 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 madonna. Che cazzo? E viene ucciso, torniamo su. Sengar, e no, è Shanks! È Sengarling! È Figerland! L'ha ucciso Figerland! Ma che guarda che figo! Ma che figo è! Sengarling, ti prego di attendere! Frena i tuoi istinti! Ah, ah. Sembra che abbia freddato il re di questo popolo. Partirà con 10.000 punti di svantaggio. Gli altri sono innamorati dietro. Si escono i cuoricini perché è un figo. È un figo. Cavaliere celeste. Saint. C'è anche Saturn che è vecchissimo lo stesso. Saint Figerland Garling. Per esplodere il cervello anche a me. Calma. Troppe cose. Ma che cazzo di capitolo è? Quest'anno, in aggiunta ai nativi dell'isola, abbiamo liberato anche prigionieri e schiavi pericolosissimi. Quindi probabilmente ci sta anche... vabbè, ci hanno portato orso. Signore, abbiamo catturato un ragazzino che stava scappando. È il discendente del popolo dei bucalieri. Orso. Ragazzi, se c'è Figerland qui, c'è anche Shanks di un anno! C'è Shanks di un anno! C'è tutta la famiglia, secondo me, perché probabilmente Rox va o a interrompere o entra in gioco subito dopo il premio, subito dopo la premiazione. Ma Rox va per quell'obiettivo. Garp magari può trovarsi lì. Roger che cazzo va a fa? Perché poi Roger protegge ste merdine che stanno facendo una caccia agli esseri umani? Madonna. Vabbè. Eccolo, eccolo, eccolo. Ah, ah, ah. Sì. È dalla... e praticamente riprende quel flashback che c'eravamo... quello di Bonnie. Schifoso bastardo! Perché diavolo stavi cercando di scappare? È una risposta...
Ma questo è Ivankov! È un pareo Ivankov! E Ginny? È una bambina con un... Sarà la madre di Bonnie? No! Schifoso bastardo, perché diavolo stavi cercando di scappare? È una responsabilità questa che noi 10 dobbiamo prenderci. Se tu riuscissi a scappare, anche tutti noi verremmo uccisi. Ma quanto è bello Emporio Ivankov da bambino. Ehi, hey, wow wow wow! Guardate qui! Non mi dite che quel che vedo è il premio di il premio? È il premio di quest'anno! Ho sentito dire che proviene dalla tribù dei Buccanieri! Ed ho sentito che nei Buccanieri scorre il sangue dei giganti! Perciò sono così, sono metà forse esseri umani e metà giganti. Anche il mio fratellone è decisamente grosso. Non tutto, solo la mia faccia. Aspetta, stupida. Non è questo il punto. Guardate questo. Che bello, Ivanko. Guardate queste persone. Perché diavolo hanno tutti stampato in volto un malinconico sguardo sconfitto. Io vivrò. E tu? La persona che incontrò all'inferno. Pausa. È illegale la pausa. È illegale la pausa la settimana prossima. È illegale. È illegale. Dio mio! Ma che cazzo abbiamo letto?